Signori, buonasera e benvenuti a questa riunione che l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è ben lieto di ospitare e che è stata organizzata soprattutto per merito del nostro socio professor Ballini e riguarda la presentazione di un libro molto interessante, L'elogio della pazienza, cioè una raccolta di scritti e discorsi politici di Stanislao Ceschi, edito da Rubattino. Diciamo la natura dei contenuti di questo libro, l'importanza non sta a me certamente palesarla in questa sede, perché ci sono degli esperti che poi prenderanno la parola. Tuttavia il titolo mi è molto così suggestivo. Elogio della pazienza è qualcosa che è terribilmente in contrasto col mondo in cui viviamo oggi, in cui sembra invece che nessuno abbia pazienza per nulla e i risultati purtroppo si vedono in maniera molto evidente, che certe cose che hanno bisogno di una riflessione e hanno bisogno dei tempi di maturazione, viceversa vengono superate dalle contingenze e non c'è neppure il tempo di riflettere su quello che sta succedendo, che c'è già qualcos'altro a cui pensare. Risultato che poi si costruisce poco. Ecco. Non so se qualcosa di questo è estraibile dal libro, ma penso di sì, perché se il titolo è suggestivo, certamente corrisponde ai contenuti. Io mi fermo qui, auguro ai relatori e a voi una piacevole serata, certamente molto interessante e molto stimolante. Grazie. Buonasera, sono Flavia Nardelli, sono il segretario generale dell'Istituto Sturzo. Il mio compito questa sera è di moderare questo incontro e soprattutto di introdurlo per spiegarvi perché questo libro su Stanislao Ceschi è stato proposto dall'Istituto Luigi Sturzo e anche perché viene presentato non a Padova, dove forse sarebbe stato giusto presentarlo, ma a Venezia. Il mio compito quindi è di darvi queste indicazioni di contesto e lo faccio particolarmente volentieri, anche perché qui in prima fila ci sono i Ceschi e per me è particolarmente importante, perché torniamo al discorso che facevamo prima. Perché l'Istituto Sturzo? Perché l'Istituto Sturzo ha avuto nel 2006 una donazione molto importante, è stato il Fondo Ceschi, quindi le 10 buste dell'archivio Ceschi, che fanno parte dei 70 archivi personali dell'esperienza del cattolicesimo politico nel Novecento che l'Istituto Sturzo custodisce. Voi sapete che la donazione di un archivio è sempre un atto molto particolare, è un atto di fiducia, è un atto per cui si affidano carte di persone che ci sono care ad altre persone che devono essere riconoscibili come sopra le parti, che devono saper valorizzare e condividere un'esperienza e devono saperla valorizzare. Quindi questa sera il mio è un atto di testimonianza, di affetto e di stima verso la famiglia Ceschi, che si è fidata dell'Istituto Sturzo e che spero continuerà a avere conferme su questa condivisione di stima e di affetto verso questi personaggi che fanno parte del nostro archivio. Il volume viene presentato all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Io ringrazio il Presidente Danieli, ringrazio Sergio Franchini, ringrazio Pierluigi Ballini e Filiberto Agostini che hanno accettato di presentare il volume questa sera. Perché a Venezia? Perché l'Istituto è, insieme ad altri importantissimi istituti italiani, fa parte di questa tabella del Ministero dei Beni Culturali che, di alto valore scientifico, che condividono questo compito di innervare la cultura italiana,
che hanno una caratteristica molto particolare perché sono istituti di diritto privato ma di interesse pubblico e quindi rappresentano in realtà nel panorama culturale italiano un unicum interessante, particolare, perché dovrebbero mettere insieme il meglio delle capacità di gestione dei privati insieme a quello che è un interesse pubblico. Ora, questo è un momento, voi lo sapete perché molti di voi fanno parte di questo mondo, è un momento di grande difficoltà per la cultura italiana, è un momento di grande difficoltà anche per le fondazioni. Allora, il fatto di poter contare sull'aiuto reciproco, il fatto per l'Istituto Sturzo di sapere di poter venire a Venezia e contare sugli amici dell'Istituto, è importantissimo. E io credo che uscire dalla crisi si potrà solo se riusciremo a incrementare e a costruire sempre di più forme di collaborazione di questo genere. Ecco quindi perché a Venezia. A Padova non abbiamo un istituto che rappresenti allo stesso modo questi mondi. Alcune informazioni importanti. Il fondo archivistico, a cui questo libro attinge per pubblicare gli scritti politici di Ceschi, è rappresentato, dicevamo prima, da 10 buste. Sono buste importanti perché raccolgono molta corrispondenza, raccolgono verbali della direzione della Democrazia Cristiana di cui Ceschi ha fatto parte, raccolgono, dicevamo, corrispondenze con Montini, con Fanfani, con Gronchi. E questo libro probabilmente è solo l'inizio di questo lavoro di valorizzazione di queste carte. È solo un primo tentativo di ricostruire una biografia politica di Ceschi fatto da un personaggio piuttosto interessante. L'autore di questa scelta è Franco Boiardi, che è stato parlamentare nel Parlamento italiano e poi nel Parlamento europeo, che è stato democratico cristiano e poi è stato comunista e poi ha tornato ad essere, a gravitare nel mondo del cattolicesimo politico. E Boiardi si è innamorato di Ceschi e ha scelto e ha letto le carte di Ceschi tenendo conto anche della sua storia personale. E quindi in queste carte c'è tutto l'amore per un partito, ma anche la sofferenza per certe scelte, la condivisione di queste scelte. Quindi questo è un aspetto nel libro che è interessante da considerare. Boiardi è morto qualche anno fa, ha scritto con l'Istituto Sturzo e per l'Istituto Sturzo una serie di biografie. In tutte queste biografie la sua preoccupazione, il suo pensiero era quello di far parlare il personaggio di cui scriveva utilizzandone le carte. E l'ha fatto anche in questo libro. In questo libro ci sono anche, nella parte centrale, spero voi lo vedrete, ci sono delle caricature. E questo è l'aspetto straordinario di Ceschi, è l'aspetto che manca agli altri uomini politici di cui noi abbiamo gli archivi. In molte delle carte che noi abbiamo ci sono disegnini. Moltissimi di questi uomini politici, noi abbiamo 70 archivi personali e 3 archivi di partito, dicevo prima, quindi voi potete immaginare quante sono le carte, quante sono le personalità di cui conserviamo gli archivi. Ognuno di loro ha delle logiche, segue un ordine mentale. Una delle cose più interessanti sempre è andare a vedere qual è lo schema secondo cui un archivio è costruito. È la testa di una persona, no? Evidentemente. E molti di loro, nel momento in cui ci sono noiose riunioni di partito, per esempio, scarabocchiano, scrivono, quindi spessissimo in queste carte ci sono tutta una serie di appunti, di disegnini, eccetera. Quelli di Ceschi sono disegni particolari, sono splendide e interessantissime caricature che sono anche interpretazioni spesso della personalità delle persone che Ceschi ha di fronte a sé, a questi tavoli a cui partecipava, a questi convegni a cui partecipava. Dunque, vi dicevo, il libro nasce in questa maniera e tiene conto e dà conto di tutte quelle o di molte di quelle che sono state le caratteristiche di un personaggio di grandissimo livello come è stato Ceschi.
Perché? Perché Cieschi è stato anello di congiunzione, e lo dice bene Boiardi in una parte dell'introduzione, è stato anello di congiunzione fra il Partito Popolare di Sturzo e la Democrazia Cristiana di De Gasperi. Iscritto al Partito Popolare fin da subito, giovanissimo, nel 19, ha fatto parte di quel gruppo di Fucini che faceva capo a Righetti e è stato preso come punto di riferimento da quello che era il Vescovo di Padova e che poi è stato Arcivescovo di Firenze, dalla Costa. Quindi ha partecipato fin dall'inizio a quella che è stata l'elaborazione, la riflessione del cattolicesimo politico in epoca immediatamente successiva alla Prima Guerra Mondiale e durante i lunghi anni del fascismo, di riflessione, di sofferenza, di quel 44 terribile in cui Sturzo è in America, De Gasperi è nella Biblioteca Vaticana, sequestrato quasi, insomma. E i cattolici italiani cercano una strada per uscire dall'isolamento in cui si trovano, per uscire dallo sconforto in cui si trovano. Bene, Cieschi è uno di quelli che più di tutti gli altri, senza mai abdicare alla sua, addirittura alle sue scelte, senza iscriversi al partito fascista, elabora, continua a elaborare le idee che poi diventeranno i cardini su cui nascerà la Democrazia Cristiana de Gasperiana. Quindi questo primo Cieschi, ma anche Cieschi della riflessione come vice segretario nazionale del partito, a cui viene affidata la riorganizzazione del partito. E questo è un aspetto di cui spero vi parlerà il professor Ballini, perché è un aspetto estremamente interessante. Io mi limito soltanto a dirvi che Cieschi è l'estensore di uno degli statuti della Democrazia Cristiana. Perché uno degli statuti? Perché se voi andate a vedere sul sito dello Sturzo, www.sturzo.it, voi trovate un portale che si chiama Archivi DC, in cui ci sono raccolti moltissimi dei materiali che noi custodiamo. Che vi posso dire? 350 filmati della SPES, più di 100.000 foto che facevano parte dell'Archivio del Popolo, 1.300 manifesti. Vi dico delle cifre, ma per darvi un'idea di che cosa è questo patrimonio. In questo patrimonio ci sono anche digitalizzati, e quindi facili da vedere e da confrontare, 25 statuti del partito. Perché ve lo dico? Perché Cieschi è stato un uomo di partito, un uomo che ha creduto che i partiti politici potessero e dovessero svolgere una funzione in questo paese di collegamento della società rispetto alle istituzioni. E lo si vede. E questi 25 statuti dimostrano che la Democrazia Cristiana è stata in quegli anni e per molto tempo attentissima a che cosa succedeva nel paese, attentissima a cercare di dar conto e di tener conto di quella che era la volontà popolare, di questo collegamento che andava tenuto e di come questo poteva essere meglio rappresentato all'interno di una riorganizzazione di partito. Ecco perché ve lo dico, perché Cieschi è stato l'estensore di uno di questi e l'ha fatto con una cura e un'attenzione straordinaria. Poi ce ne saranno altri, ma questo vi dice che tipo di attenzione metteva. C'è una cosa interessante che si richiama al titolo di questo libro. Perché l'elogio della pazienza? Perché naturalmente Cieschi si trova di fronte alla tempestosa voglia di molti dei giovani democristiani di quell'epoca di, virgolette, fare la rivoluzione. Quindi di non accontentarsi di quello che De Gasperi stava facendo nel suo governo, di reagire di fronte a quella che poteva sembrare inerzia. E Cieschi dice, in questa elaborazione che lui fa, in questo documento che abbiamo trovato fra le sue carte, e che è uno studio critico, lui dice, dello stile politico della Democrazia Cristiana. E sono 17 pagine non pubblicate,
ma molto interessanti, in cui lui dice: la pazienza ha permesso a noi di realizzare in fondo quella rivoluzione che in ultima analisi è una rivoluzione senza vittime e senza schiavitù. Questa per lui è la politica. Questo è il compito di un partito politico. E devo dire che in un momento terribile, in cui i partiti politici intorno a noi sono così direi un elemento di ulteriore angoscia per tutti noi, questa posizione di Ceschi ci fa pensare che in realtà la politica può essere altro rispetto a quello che noi vediamo oggi. E un'ultima cosa, lui dice ancora: il partito, il compito di un partito, secondo lui, è essere la leva e l'osservatorio per guardare verso il futuro. Questa è la seconda considerazione che io vorrei lasciarvi. Prima di far parlare i nostri relatori, che io ascolterò con interesse come voi, sono Filiberto Agostini, che insegna storia contemporanea all'Università di Padova, e Pierluigi Ballini, che insegna storia contemporanea all'Università di Firenze, e che tutti e due rappresentano dei punti di riferimento molto importanti nella vita dell'Istituto Sturzo, e che quindi io ringrazio particolarmente per aver accettato di essere qui oggi. Grazie. A Filiberto Agostini di parlare per primo di quella che è l'esperienza veneta di Ceschi e della sua biografia. Grazie, buonasera a tutti, grazie anche per le parole generose. Stanislao Ceschi ha attraversato da protagonista lunghi anni della vita politica, della vita sociale italiana e anche veneta. A cominciare da lontano, primo dopoguerra, dalla stagione sturziana, sino al fascismo, ha attraversato anche il regime fascista, partecipando poi alla guerra e alla resistenza, contribuendo all'avvio della vita democratica. Parlamentare della nostra Repubblica per 4 legislature, dal 1948 al 68 nei seggi della Democrazia Cristiana. Diviene un attento osservatore della crisi del sistema politico italiano basato sui partiti di massa, di cui stigmatizza la degenerazione. Poi vi leggerò alcune parole su questo argomento. Al contempo Ceschi esprime questa appartenenza alla Democrazia Cristiana con molto fervore, con molta forza, è un testimone privilegiato della vita del partito. Ne ha registrato la nascita, gli entusiasmi iniziali, l'egemonia governativa negli anni del centrismo de Gasperiano, il progressivo e difficile avvicinamento ai socialisti, anche su questo aspetto ci sono delle pagine molto belle, e la funzione mediatrice poi della Democrazia Cristiana negli anni della centrosinistra e ancora l'accentuarsi della frammentazione in correnti e la graduale decadenza dei partiti. Ecco, mi ha molto colpito questo aspetto. In una lettera, in uno scritto del 52, parla di putrescedine dei partiti politici. E poi, nel 54, ho avuto questi appunti dal figlio di Stanislao, dottor Marco Ceschi, questo appunto del 54, nel quale scrive: la vita politica va corrompendosi nell'assalto e nella conservazione del potere, sfruttando la possibilità di sistemazioni economiche personali a tutti i livelli, governo e sottogoverno,
creando categorie di privilegiati e allargando l'incomprensione verso il popolo. E questo scritto del 54 ci fa molto riflettere, e se compariamo la situazione del 54 alla situazione attuale, la nostra riflessione diventa veramente, consapevole e drammatica. Ecco, da quella posizione all'interno del partito egli ha potuto incontrare molte personalità, più o meno note ovviamente, che hanno animato la Democrazia Cristiana e il mondo politico cattolico, e alle quali è stato maggiormente legato da vincoli di stima, in particolare con Alcide De Gasperi, con Giorgio La Pira, Amintore Fanfani, Aldo Moro, e poi in alcuni casi anche da vincoli di profonda amicizia, profonda, consolidata e lunga amicizia. Mi soffermo ora su alcuni aspetti biografici di Stanislao Ceschi, che non sono irrilevanti per capire la sua biografia e certe prese di posizione durante il fascismo, durante la resistenza e la guerra e anche negli anni successivi. Dobbiamo capire l'ambiente nel quale è cresciuto, l'humus dal quale assume certe emozioni e certe posizioni. Stanislao, sembra ovvio dire queste cose anche di fronte ai familiari, ma comunque Stanislao è nato a Sant'Elena d'Este, sul versante meridionale dei Colli Eugani, il 18 novembre del 1903, quindi ormai ci avviciniamo al centenario della nascita, e questa potrà essere un'occasione per un'ulteriore riflessione. È il caso di rammentare che Sant'Elena è un piccolo paese, all'inizio del Novecento, di 1500 abitanti, formato, fate poche eccezioni, di persone miserabili. Queste sono le parole del parroco locale in occasione di una visita pastorale. Persone miserabili. In quella realtà rurale molto modesta, in quel mondo parrocchiale che è segnato dai grandi atti di culto, che è segnato dalle forme di pietà, dalle pratiche rogazionali, è un mondo parrocchiale anche animato da associazioni che sono molto presenti e capillarmente presenti sul territorio, in questa economia rogazionale, come la qualificava Gabriele De Rosa in un suo studio proprio sul Padovano, Stanislao cresce ed è educato da quell'ambiente complessivo, ma anche dall'ambiente proprio parrocchiale. Compie i suoi primi studi nella scuola tecnica di Este, a due passi da casa, e poi li continua nell'istituto tecnico di Rovigo, presumo prendendo il trenino locale a Sant'Elena, nella piccola stazione di Sant'Elena, e raggiungendo Rovigo. Dopo la guerra si dirige però verso Padova, raggiunge Padova, raggiunge quella che lui definisce la mia università, il mio punto di riferimento per lunghi anni, e qui si laurea nel 1926 in ingegneria civile. Ma già nel 1922, giovanissimo, 19 anni, milita nel Partito Popolare neocostituito, quel Partito Popolare di Gerardo Camposampiero, di Mario Saggin, di Mosconi, uomini che sono destinati ad avere un ruolo importante nella Democrazia Cristiana, prima nel Partito Popolare e poi nella Democrazia Cristiana del dopoguerra. Ma è molto presente ad Este, e questo è davvero significativo, perché Este, come sappiamo, già dal secondo Settecento è stato un centro fervido di associazionismo. Ad Este è stato costituito il primo circolo di azione cattolica del Padovano, quindi è un ambiente particolarmente vocato all'associazionismo, evocato anche alla costituzione delle prime sezioni del Partito Popolare. Il Partito Popolare, qui nella Bassa Padovana, poteva contare su una rete di associazioni parrocchiali, su un gran numero di leghe bianche che sono nate nelle campagne per contrastare l'avanzata del Partito Socialista, che era particolarmente forte in quella fascia a ridosso del fiume Adige e soprattutto
nel Polesine, dove la figura di riferimento era Matteotti. Ecco, è in questo ambiente dunque che Ceschi cresce e si forma. Ma c'è un altro aspetto che va considerato, che non è irrilevante. Padova è una città di 120.000 abitanti, è un territorio provinciale modesto dove l'industria, le poche industrie, dipendono esclusivamente dall'agricoltura. Vorrei citare la relazione del sindaco appunto di Sant'Elena, che coglie un aspetto che Stanislao riprenderà negli anni successivi. Dice: le condizioni di vita delle classi agricole sono non eccessivamente confortanti. Le case sono per lo più disperse in piccole contrade lontane fra loro, poche le fattorie di buone dimensioni. Sempre a Sant'Elena, continua il parroco, sono molti i tuguri che hanno più l'aspetto di capanne di altri paesi e di altre civiltà che di abitazioni civili. I tetti sono fatti di canne, le pareti di argilla, il pavimento di terra battuta, una porta o uno o due pertugi senza vetri. I casoni erano molto numerosi, aggiunge e conclude, ma non solo nelle zone di bonifica, non solo nella saccisica, non solo in Vigo a Conselve, ma anche nei paesi contermini e addirittura a Sant'Elena, dove cresceva e dove si formava Stanislao Ceschi. L'acqua si attingeva dal pozzo esterno, in una sola casa vivevano decine di persone. Cioè, ho volutamente indugiato sulla condizione di Sant'Elena e della Bassa Padovana. Perché? Perché Ceschi nel 1934, nel settembre, in occasione della diciottesima settimana sociale dei cattolici, presenta una memoria dal titolo «Casa e famiglia, il problema umano della casa», in cui si intravede in realtà una critica alla politica fascista delle case popolari, tanto che riesce ad attirare addirittura l'attenzione della polizia. Vorrei leggervi a tale proposito solo alcune righe di questo scritto appunto del 34 a proposito della casa. Evidentemente sin da piccolo ha avuto davanti agli occhi questa situazione particolarmente difficile e una vita aspra per la popolazione del luogo. Dice: il problema di cui scriviamo è essenzialmente problema della casa popolare. Ora, in rapporto ai motivi di giustizia sociale che ne esigono una rapida e definitiva soluzione, possiamo chiamarlo problema umano della casa. Deve essere per chi lo abita la casa l'asilo nel quale trovano riparo, protezione e motivo di fecondi sviluppi. E ancora, è necessario dunque intervenire per creare un ambiente urbanistico che attenui le evidenti deficienze del sistema. E dobbiamo pensare a una casa sana e confortevole per le classi popolari. Ecco, questi sono, come dire, i temi sui quali naturalmente si sofferma in modo particolare. Ma questa attenzione, che è così esplicitata, così bene in un testo del 34, rimane anche negli anni successivi, rafforzata poi dalla sua professione, dalla sua attenzione all'edilizia popolare. Ad esempio, lui sostiene con pieno vigore, con piena convinzione, la presentazione del disegno di legge nel 48 per la costruzione di case di edilizia popolare, quella che poi sarà nel 48 la legge Fanfani, la legge in a casa. In quell'occasione poi in Parlamento
relatore di maggioranza era un amico suo, Mariano Rumor, e relatore di minoranza Di Vittorio. Ma questo tema permane anche negli anni successivi, anche nel 60, quando chiede, in un intervento, chiede di limitare la proprietà parassitaria e chiede anche una disciplina delle aree fabbricabili. Ecco, questo è un aspetto che mi ha molto colpito perché è un filone naturalmente che percorre tutta la sua carriera. Tra gli anni 20 e gli anni 30 Ceschi lo troviamo impegnato inizialmente a Padova, nella FUCI, come presidente del Circolo Padovano e in realtà manifesta un desiderio molto forte, una propensione, cioè un impegno culturale e religioso, imperniato sulla ricerca critica, sulla priorità della formazione intellettuale, anche questo è un aspetto, e quindi anche una ricerca della verità. Queste espressioni, ricerca della verità, ricerca come dei senso profondo anche della vita, queste espressioni noi le ritroviamo con una certa frequenza leggendo i suoi scritti. Quindi la biografia di Ceschi si svolge lungo questo itinerario, con un'attenzione però che supera l'orizzonte locale, supera i confini provinciali, il perimetro insomma del suo paese, al quale pur è legato e resta legato anche negli anni a venire, e diventa poi apertura ai problemi nazionali. E qui naturalmente alla fine degli anni 20, tra gli anni 20 e gli anni 30, comincia una stagione nuova, una stagione professionale, una stagione culturale, tra Padova, Firenze, Padova e Roma. Ecco, ma allora possiamo porci delle domande. Quali sono le iniziative concrete sotto il profilo culturale di Ceschi? L'attività professionale con che cosa si intreccia? Quali sono agli occhi di Ceschi davvero i motivi fondamentali dell'esistenza e personale ed esistenza politica? Quali sono le sue attitudini? Quali sono in realtà le scelte concretamente attuate? Ecco, all'inizio degli anni 30 noi troviamo Ceschi a Firenze, chiamato dall'arcivescovo Elia Dalla Costa. Questo può essere singolare, ma dobbiamo ricordare che Elia Dalla Costa era già stato vescovo a Padova per lunghi anni, e lo chiamò a Firenze sia per la costruzione del seminario minore e anche per la costruzione di alcune chiese, ma poi anche per un rapporto di amicizia, di stima e di confidenza reciproca. Ed è a Firenze che Ceschi conobbe e frequentò la Pira. Ecco, un altro incontro fondamentale che non possiamo assolutamente trascurare. Incontrò la Pira e frequentò la redazione di una rivista letteraria, rivista cattolica, il Frontespizio, che era stata fondata questa rivista nel 29 e ha una vita lunga un decennio. Rammaricandosi Ceschi che una rivista cattolica così battagliera e così significativa sotto il profilo culturale progressivamente lasciasse spazio poi al fascismo. Ma al di là di questo aspetto più squisitamente politico, che cosa mi preme sottolineare? Ecco questo, che Ceschi si ritrova al centro, qui a Firenze, sia frequentando la Curia, ma soprattutto frequentando la redazione di questa rivista, si trova al centro di notevoli dibattiti che non sono di ambito familiare, di ambito domestico, ma sono di grande respiro nazionale, di alto livello letterario e culturale, e qui trae alimento anche per il proseguo della sua carriera. Basti pensare che è stato a contatto con Bargellini, certamente con la Pira, ma anche Bargellini, Papini, e poi anche con Luzzi, Carlo Bo, per citarne solo alcuni.
C'è poi un altro capitolo importante nella biografia di quest'uomo, cioè il capitolo del fascismo. Cieschi è fra quegli uomini che durante il fascismo avevano coerentemente, in modo continuativo, senza pause e senza esitazioni, aveva rifiutato non solo l'iscrizione al partito, ma aveva rifiutato qualsiasi rapporto con il sistema. E quindi quest'uomo diventa un punto di riferimento per coloro che erano antifascisti e per coloro che combattevano anche con, mettendo a rischio la propria vita, combattevano il fascismo. È chiaro che se la prima scelta politica fu l'aperto e coerente antifascismo, è chiaro che venne in amicizia naturalmente con coloro che condividevano questo atteggiamento. Non si può tralasciare nell'analisi della biografia di Cieschi la frequentazione dell'Antonianum. Io ho trovato questo aspetto particolarmente significativo, non soltanto per come dire, l'evolversi della sua vita professionale, culturale e politica, ma anche per i contatti di altissimo livello che in questo pensionato universitario, pensionato dei gesuiti, che ha formato generazioni di padovani e di veneti, che poi hanno avuto ruoli fondamentali nella società veneta e padovana, ma anche italiana, direi che qui Cieschi ha trascorso un periodo di circa un anno e mezzo, ma davvero importante. Intanto era commissario provinciale della Democrazia Cristiana clandestina e venne a contatto con, cito alcuni personaggi, Egidio Meneghetti, Concetto Marchesi, Giuseppe Stirner, Novello Papafava, cioè sono uomini questi di orientamento politico e ideologico diverso, non sempre sulla linea, non sempre in sintonia, ma il dibattito era davvero importante. E qui venne a contatto all'Antonianum anche con Gianfranco De Bosio, che ho avuto la possibilità proprio recentemente di incontrare a Milano. Gianfranco De Bosio ha avuto una carriera straordinaria nel campo artistico e letterario e a distanza di anni ricorda ancora l'amicizia e le lunghe conversazioni all'Antonianum con Cieschi. È un rapporto di amicizia che poi è proseguito per lunghi anni. Allora, con questi uomini di orientamento diverso, con questi uomini ha elaborato la condotta della resistenza padovana e veneta. Ma non sono soltanto questi personaggi di alto livello, ce ne sono numerosi altri, come Mario Saggin, come Luigi Gui, come Cesarino Crescente, che è stato sindaco a Padova per lunghissimi anni, come Giuseppe Bettiol. Con questi uomini democristiani, che condividevano a fondo l'impostazione politica e ideologica, progettava il futuro della città di Padova, il futuro del Veneto e un destino fecondo e importante anche per la Democrazia Cristiana. Quindi è davvero importante l'esperienza all'Antonianum. Cieschi dunque ha posto, abbiamo trovato qualche cenno nel libro, ha posto un'altra questione significativa, quello della formazione, e lamentava che nel 44 e all'inizio del 45 non ci fossero testi, come dire, particolarmente significativi ed esemplari per formarsi, per testi di natura politica, per formarsi e per formare le nuove generazioni. Poteva contare sull'amicizia di un personaggio storico a Padova, padre Messori, Carlo Messori, padre Cipriano Casella, che riunivano questi giovani per discutere naturalmente sulle encicliche sociali dei pontefici, per discutere sulla questione sociale, sulla giustizia, sulla ricerca della verità,
però lamentavano appunto di la mancanza di testi di riferimento. Ecco, questo è un aspetto che va certamente... Ancora qualche minuto? Cinque minuti. Nella biografia di Ceschi entra un altro uomo che ha avuto ugualmente un ruolo importante, che è Umberto Campagnolo. Coetanei, differenza di un anno, compaesani, uno gli studi classici, Campagnolo, gli studi tecnici, appunto Stanislao Ceschi, si sono persi di vista negli anni 20 e 30, ma si sono ritrovati durante la Resistenza e nell'immediato secondo dopoguerra. Uno studioso naturalmente di statica delle costruzioni, l'altro studioso di diritto internazionale e di storia della filosofia. Ecco, io leggendo il testo e riflettendo ho creduto di ravvisare in questo nuovo incontro con Umberto Campagnolo, dopo un'infanzia trascorsa insieme, un'altra straordinaria spinta all'apertura e all'arricchimento di Stanislao Ceschi. Perché? Perché insieme nel 48 hanno fondato, in forma provvisoria all'inizio, la Società di Cultura Europea e poi nel 50 in modo formale e ufficiale la società. E questa Società di Cultura Europea, che tuttora vive e tuttora opera qui a due passi, aveva una funzione importante di riflettere, di discutere, di progettare una società nuova, una società europea nuova, democratica e fondata sulla pace. E i frequenti incontri, i convegni, le discussioni non erano, diremo, di spirito accademico, erano veramente incontri partecipati, operativi, con progetti concreti appunto per la società europea. Non sorprenda se insisto ancora su questa amicizia con Umberto Campagnolo e sull'importanza di questa società, perché qui Stanislao incontra intellettuali, scienziati, artisti. Faccio soltanto alcuni nomi per capire la ricchezza, la vasta articolazione delle sue amicizie. Ad esempio André Breton, Benedetto Croce, André Gide, Carlo Emidio Gadda e ancora Ignazio Silone, Thomas Mann, Marc Chagall, Albert Schweitzer, Bertolt Brecht, Diego Valeri, Umberto Terracini, Federico Chabot, Jean-Paul Sartre, Giuseppe Ungaretti, di cui abbiamo tra l'altro una caricatura nel testo, Giorgio Lapire naturalmente. Ecco, questi sono alcuni nomi di grande peso e di grande vaglia che ci indicano l'ampiezza dell'orizzonte culturale di Stanislao Ceschi. Ma non fu una partecipazione sporadica alle iniziative della SEC, della Società Europea di Cultura, tant'è vero che, quindi non soltanto uditore, non semplice corrispondente. Nel 48, all'atto della fondazione, fu acclamato, membro del comitato esecutivo, poi nel 50 membro del consiglio esecutivo, nel 63 vicepresidente più volte rieletto e nell'82 ancora una volta acclamato presidente onorario. Questa società, come dicevo, che tuttora vive qui alla Giudecca, non avrebbe potuto sopravvivere alle difficoltà che esistevano anche in quegli anni senza il continuo interessamento di Stanislao presso parlamentari, presso banche, presso associazioni, per garantire quel necessario alla sopravvivenza. Addirittura, cosa importante, nel 61 riuscì a fare approvare una legge di finanziamento per questa società. È un cenacolo questo, un cenacolo, una palestra di studio, di discussioni,
dove si crea un'alleanza straordinaria delle forze intellettuali del tempo, di quegli anni, e tende a sottolineare, sì, la SEC è una società per la pace, ma non c'è contraddizione, soggiunge frequentemente Stanislao Ceschi, se io aderisco al patto atlantico, se sono un sostenitore dell'alleanza, perché c'è necessità di un blocco politico-militare per scoraggiare i conflitti. Quindi sì, operiamo all'interno di tutte le associazioni, all'interno di tutte le società per la pace e per la stabilità, ma abbiamo bisogno di ancorarci a qualcosa di stabile, ad un'associazione. Ecco, altri aspetti potrebbero essere naturalmente evidenziati. Un libro, questo, che naturalmente mette in luce aspetti, momenti, appuntamenti significativi della biografia di Stanislao Ceschi. Il suo ruolo è davvero importante e la lettura di questo testo mi sollecita naturalmente a riprendere in mano le carte che sono depositate all'Istituto Sturzo, perché credo possano offrire ancora agli studiosi o comunque ai cultori della disciplina suggestioni, indicazioni. Nello studio della democrazia cristiana e padovana e veneta, credo che le carte di Stanislao Ceschi siano davvero fondamentali. Quindi sono molto lieto di essere qui e ringrazio gli organizzatori, naturalmente anche gli amici qui, Flavia Nardelli e Pierluigi Ballini, ma naturalmente tutti voi. Un grazie sincero, sono proprio lieto di essere qui. Filiberto Agostini per questa ricca ricognizione biografica, ma anche per essere andato sul territorio evidentemente a sentire e a cercare ancora testimonianze laddove ci sono. Questo diventa sempre estremamente importante per la ricostruzione di un archivio, quindi chiederemo a Filiberto di darci quello che ha scritto e di cui ha detto solo una parte, come io ho visto dalle carte che ha, per cercare di arricchire ulteriormente l'archivio Ceschi. Chiediamo adesso a Pierluigi Ballini invece di completare la nostra serata con il suo intervento. Grazie. Credo che non si possa fare storia dell'Italia contemporanea senza tener conto della dimensione locale. Storia locale e storia nazionale si intrecciano dall'Ottocento ad oggi come non mai. E come nell'Ottocento non si può comprendere cultura, protagonisti, scelte culturali e di governo del composito gruppo della destra storico, della sinistra storica, così è nel Novecento, così è nel secondo dopoguerra. Non si può studiare soltanto la democrazia cristiana a livello nazionale. La dimensione locale è importante sia per quanto riguarda gli anni della formazione, sia per quanto riguarda la rappresentazione, l'immagine del territorio, sia per quanto riguarda la rappresentanza delle passioni, dei bisogni, degli interessi, la loro mediazione in una cornice più vasta, quella nazionale appunto, dove la mediazione non è compromesso, ma un sapiente dosaggio di interessi. E questo libro è interessante per i materiali che ci propone, sono molto diversi, come è stato detto, sono inediti di un lungo periodo, in un lungo arco cronologico, sono discorsi parlamentari e appunti, anche critici, sulla storia della democrazia cristiana. E sono arricchiti anche da disegni con un profondo senso dell'ironia, i più diversi, fatti sui fogli a disposizione in quel momento. Un Carrà alla Biennale del 52, un Mauriac che parla alla scuola di San Rocco, un De Gasperi e un Segni, un Malagodi e un Ungaretti, Churchill e molti altri ancora, che ci danno un po' il gusto del personaggio, la sua sensibilità a cogliere volti e sguardi, preoccupazioni di un momento particolare della vita nazionale o del dibattito di partito. È una storia che ci consente,
questa dell'elogio della pazienza, anche di comprendere meglio, credo, una cultura politica nelle sue diverse sfaccettature e declinazioni regionali, e di fare quindi la storia di una classe dirigente, storia di una cultura e storia di una classe dirigente, storia di come il paese è stato visto, interpretato, governato, in una fase doppiamente difficile, quella del secondo dopoguerra, per l'esperienza dura, lunga del fascismo, per il periodo difficile, complesso dell'Italia divisa in tre, fra 43 e 45, ma governata da cinque diverse normazioni e occupata da eserciti e da due governi diversi, ma da cinque diverse normazioni. Un'Italia che ha fatto esperienze diverse in Sicilia, nell'Italia meridionale, in quella centrale e nel nord. E se si considera il divario che c'è fra il 10 luglio del 43 e la liberazione di Belluno o di Sacca della Toscana, che è il 2 maggio del 45, ci si rende conto delle tragedie, dei mutamenti, delle difficoltà anche di convivere con la presenza dei liberatori, con il loro governo militare. È un paese da ricostruire economicamente e da costruire per quanto riguarda le istituzioni. C'è una frase di un diario di De Ruggero del 1945 che ci dà un po' la misura dello stato d'animo, delle tendenze di opinione. Annotava De Ruggero: sembrava che in Italia, piuttosto che una democrazia in divenire, ci fosse una democrazia in sfacelo. Ed è scritto dopo la liberazione, nell'età delle speranze, quando il CLNA i compari assume la presidenza del Consiglio e quando si guarda con grande speranza a domani e si costituiscono i primi organi politici della ricostruzione, la Consulta Nazionale, quando si pensa a ricostruire la democrazia dal basso, nominando da parte dei CLN i sindaci e i presidenti delle deputazioni provinciali, quando si disegna uno schema ancora approssimato, ma dello Stato nuovo, come si fa nella Settimana Sociale di Firenze del 1945, dove i veneti sono molto presenti. E la preoccupazione loro non è soltanto la ricostruzione del paese, ma è, come dicevo, la costruzione della democrazia. Costruzione che non vuol dire solo norme e la carta fondamentale e la legislazione da rinnovare, ma è soprattutto la preoccupazione di conquistare alla cultura e al metodo democratici il consenso di quella larga parte del paese, di popolazione, che si era riconosciuta nel fascismo. Questa è la preoccupazione più grande, di abituare alla democrazia. E questo tentativo si compie soprattutto fra 46 e 53, ma quando si vive una specie di guerra civile strisciante che a molti dei vecchi, e quindi anche a Ceschi, ricorda il primo dopoguerra, il 19, scrive lui e scrivono altri democratici cristiani, lo stesso De Gasperi: sembra che l'Italia presenti oggi gli stessi pericoli, le stesse incertezze di allora. Eppure in un clima di democrazia ritrovata, di libertà garantita, non c'è un'adesione così piena al nuovo sistema. Nel 49, nelle carte della Democrazia Cristiana, si trovano notazioni frequenti del tipo: nel nord, proprio nel nord, le masse pericolano fra l'ordine democratico e la destra. Non la sinistra, e la destra. E questa ricostruzione avviene in un paese profondamente diviso, fra culture diverse, che ha fatto diverse esperienze di guerra e di liberazione, o dove la resistenza è mancata, come nel sud del paese. È un paese diviso da antiche fratture, è diviso fra nord e sud, è diviso fra monarchici e repubblicani, è diviso fra laici e cattolici, è diviso fra fascisti ed antifascisti, che presto si chiameranno esuli in patria, è diviso fra comunisti e anticomunisti. È in questo paese che si cerca di affermare la democrazia. Una democrazia che è stata, come dire, imparata sui libri, è stata anche imparata nella Fuci, per merito di Montini e di Righetti.
una speranza alimentata da una cultura, da far conoscere gli autori francesi, le riflessioni sulla tragedia delle democrazie che sono finite fra le due guerre, il ruolo di un cattolicesimo democratico che esce dalle catacombe o dalla impossibilità di azione dopo i fatti del 31, nessuna frattura sarà veramente sanata, e che si prepara a guidare il paese. Ma ancora con l'incertezza del domani, ancora alla metà degli anni 30, quando un antifascista intransigente come Adone Zoli considerava per gli antifascisti quasi esaurite le speranze. Il fascismo consolidato dalla conciliazione del 29, il fascismo che aveva superato il contrasto con la Chiesa del 31, il fascismo che aveva proclamato l'impero. È in questo tempo che si costruiscono queste personalità che hanno ricostruito il paese, con un'idea certo precisa della democrazia alternativa a quella del Partito d'Azione o delle sinistre. Niente giacobinismo, vogliamo la democrazia sul serio. Questo si trova nei discorsi, negli verbali del Consiglio nazionale e delle direzioni. Desideriamo il metodo permanente della democrazia, che è l'antirivoluzione. Sono preoccupati di ricreare per il nuovo sistema le basi economiche, le basi sociali. Tutti loro hanno capito dalla crisi delle democrazie in Italia, in Germania e in Austria che le democrazie hanno bisogno di certe basi sociali, ma che hanno bisogno soprattutto per vivere di una grande tensione ideale, di un grande rigore morale. Che la democrazia non vive se animata di valore, che non sopravvive alle crisi economiche, è il problema attuale, se non ha quest'anima e questa tensione molare, questo rigore nella sua classe dirigente. E il paradigma di questa classe dirigente rimase anche nel lungo periodo delle crisi interne, delle tensioni internazionali, il metodo permanente della democrazia, cioè l'antirivoluzione. E questa classe dirigente, Ceschi in particolare, con i molti incarichi che ebbe nel partito e nel gruppo parlamentare, rimane una fase da studiare, che va arricchita, bisogna arricchire, e cioè la sua corrispondenza, per un verso, e per l'altro lo studio della sua attività. Il lavoro parlamentare, certo, è importante, quello dell'aula, ma non trascurabile assolutamente, è quello degli uffici e delle commissioni. Abbiamo tutti i verbali degli uffici e delle commissioni delle legislature, questo credo che ci potrà consentire di andare avanti, a capire le loro scelte di alleanza politica, di a capire le scelte di politica economica, di politica sociale e di politica estera. Ceschi, cattolico, come il cattolico De Gasperi, ma questa classe dirigente ha una sensibilità particolare, non misura, come venne annotato allora, i partiti dai voti, ma dagli ideali che rappresentavano il paese. E allora la scelta che fece lui, dossettiano, ma sempre in ottimi rapporti con De Gasperi, fu quella di collaborare con i partiti laici. Una collaborazione, badate bene, che non va datata alla vittoria alla maggioranza assoluta del 1948, ma all'incerta situazione italiana del dicembre del 1947, quando la Costituzione era ancora da approvare. Quella è la data d'inizio del centrismo, quella è la data delle scelte, quando non si immaginavano le elezioni del 18 aprile, quando nessuno poteva prevedere il colpo di Stato di Praga, quando nessuno poteva prevedere la presenza e le conseguenze, gli esiti della presenza dell'Armata Rossa nei paesi dell'Europa orientale. Ebbene, allora si fa la scelta. Con quale preoccupazione? Quella di far aderire i cattolici ad una prospettiva inequivocabilmente nazionale, e anche quella di offrire alle forze liberal-democratiche, che hanno certo uno scarso peso elettorale, ma un grandissimo peso politico-simbolico, in quanto rappresentanti e depositari in qualche modo della continuità della vicenda statale italiana, una piattaforma di intesa accettabile, lontana cioè da qualunque tentazione reazionaria o clericale.
Ed è una classe dirigente che si impegna perché non prevalgano tendenze integraliste, quelle tendenze così maggioritarie nella Santa Sede nel 1943, quelle tendenze che non puntano alla costruzione di uno Stato cattolico, ma puntano al superamento del conflitto fra laici e cattolici e a ricomporre il Paese, oserei dire quasi a conciliarlo, in relazioni a due storici e fondamentali fratture della storia italiana, la frattura religiosa e la frattura territoriale. Questo è il grande compito di quella classe dirigente, che ha i suoi segni forti, i suoi riconoscimenti, certo, nelle provenienze, nel paese, nella parrocchia, nell'attività della FUCI, nella federazione locale, nel comitato provinciale del partito, ma che riesce, senza dimenticare quella storia, quei bisogni, rappresentando il collegio, a farsi carico dei problemi nazionali e di riuscire a guardare in quel contesto nel quale i nazionalismi prevalgono, quando non è possibile parlare, come De Gasperi farà, di nostra patria Europa, guardano al di là di questo confine del Brennero, pensano a un quadro più vasto nel quale la pace sia resa possibile dalla fine di conflitti che sono secolari, come quello fra Francia e Germania. E la sfida dell'avvenire è ricomporre questa solidarietà culturale in una solidarietà civile, in una solidarietà economica e politica. L'integrazione europea nasce da questa visione lungimirante, da questa presa d'atto che le due guerre mondiali sono nate da guerre fra europei e che la pace nel continente significa legare con legami forti e non solo economici questi paesi. E c'è un modo, uno stile democristiano, che è appunto l'elogio della pazienza che il professor Agostini ci ricordava, che anche De Gasperi richiama. C'è una sintonia singolare, lo ricordavo ieri sera, scrive De Gasperi nello stesso periodo, è la pazienza del costruttore che rispetta la libertà, la virtù del riformatore che spiega l'egoismo umano verso la giustizia sociale ma senza spezzare la continuità, senza seminare vittime sul proprio cammino. Per demolire la proprietà individuale è sufficiente un colpo di forza, ma per rendere cristiano l'uso del diritto di proprietà si richiede l'opera tenace d'una convinzione profonda che si batta inflessibilmente contro il quotidiano rinascere dello ius utendi et abutendi. Ma questo sforzo riformatore è sforzo di libertà, è sostanza e metodo di democrazia ed è nel suo più intimo fermento evangelico di cristianità. Certo, la libertà in quel contesto fu un obiettivo primario, ma un obiettivo che venne abbinato sempre, lo si ritrova nei discorsi, al tema della giustizia sociale. E il tema delle riforme spiega anche il gradualismo e il tema della complessità del Paese spiega l'elogio della pazienza, che non è inerzia, che non è cristallizzazione dei problemi, che non è un atteggiamento passivo rispetto alla sfida che offrono le diversità del Paese, che spesso si traducono in disuguaglianze. Ed è il discorso che si fa sulle riforme, che si fa sul piano in a casa, sulla riforma agraria, sulla cassa per il mezzogiorno, sulla riforma tributaria. Alcune pagine molto interessanti di Cieschi sono dedicate proprio a Vanoni. Certo, il suo piano di sviluppo, la sua lettura dell'economia italiana in quel tempo, ma anche al Vanoni della riforma tributaria. Perché? Perché Vanoni la concepisce, e Cieschi riprende e sviluppa questo concetto, come uno sforzo per dare alla rinata democrazia una sostanza e una base, perché concepisce la riforma democratica come pietra angolare del nuovo Stato democratico, come punto di collegamento fra capitalismo e democrazia. Ed è in questo contesto che, fra molti contrasti, viene fondata l'ENI. L'ENI che, secondo anche alcuni ministri democristiani, ma soprattutto socialdemocratici, avrebbe dovuto
essere affidata per quanto riguarda la ricerca e lo sfruttamento del metano nella Valle Padana alla società petrolifera e quindi consegnata agli americani. Non fu nel contrasto delle alleanze, nel contrasto degli interessi rivali, di dura competizione internazionale, non fu una scelta facile quella della creazione dell'ENI all'inizio degli anni 50. Voleva dire programmazione, termine che Ceschi usa ripetutamente. Significa preoccupazione di creare una struttura industriale al di là della ricostruzione del periodo dopoguerra. Quella ricostruzione che ci consentì un ritmo di sviluppo del 6% fra il 1953 e il 1963. Un'Italia che non solo venne ricostruita, ma venne inserita in un contesto europeo con una scelta che a mio parere è stata molto lungimirante. Perché lungimirante? Ceschi si occupa di politica estera fin dal Patto Atlantico, tema dibattuto, come quello lacerante di due anni prima, il Trattato di Pace. Un trattato di pace durissimo, che provoca un dibattito che divide nell'Assemblea Costituente, ma una ratifica che la Democrazia Cristiana propone perché il trattato ci consente di essere reinseriti nel nuovo sistema di relazioni internazionali. Il nostro Paese è stato il primo Paese vinto ad essere ammesso come membro nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca di Ricostruzione e Sviluppo dalla fine del 1946. Noi non possiamo rompere i legami con l'Occidente, non possiamo romperli perché è la nostra area culturale, perché è l'area della democrazia, perché è l'area ancorandosi alla quale la nostra economia può vivere. Il che non significa trascurare rapporti con l'Est. È del 1948 il trattato di commercio con l'Unione Sovietica. Ma nel partito il tema divide. Divide fra neutralisti e coloro che invece vogliono ratificare il patto. Notate bene, un patto nel quale all'inizio l'Italia non è desiderata. Ancora nel gennaio 1949, se si guardano i diari di Truman, si trovano annotazioni critiche dell'Italia e le riserve del Dipartimento di Stato sono sostanziali. Abbiamo il più grande partito comunista d'Occidente, la situazione non è per niente stabilizzata, nonostante la grande vittoria. Nel Senato la DC non ha la maggioranza assoluta, l'ha avuta per voti, ma nel Senato della prima legislatura ci sono 107 senatori, secondo la 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione. Molti sono della sinistra, sono stati perseguitati al fascismo, l'ultima legislatura libera del dopoguerra. Insomma, il nostro Paese non dà un affidamento pieno. E poi il richiamo del neutralismo a pochi anni dalla guerra è molto sentito. E Ceschi spiega in questo discorso perché la neutralità non ha in quel tempo, in quel quadro internazionale di rapporti, un senso. Occorrerebbe, per essere neutrale, essere armati. Ma chi fornisce le armi a un paese di frontiera? Non solo fra il blocco occidentale, quello che sarà, e quello orientale, già costituito, ma anche fra nord e sud. E al Patto Atlantico segue la scelta appunto dell'Europa. Che significa anche la garanzia democratica? Che significa per molti dei democratici cristiani, la grande maggioranza, anche la conciliazione fra cattolicesimo e liberalismo in un quadro più vasto? Che significa il superamento di nazionalismi che hanno portato alla guerra? Che significa una solidarietà che loro reclamano anche nel Patto Atlantico? Si dimentica anche nei libri di ricerca, che il Patto Atlantico ha un articolo 2 che impone la solidarietà economica e sociale. E i democristiani aderiscono e ratificano il patto, sottolineando sempre questo articolo, richiamandone il rispetto nei consigli internazionali, nei vari viaggi che deputati, ministri, il presidente del Consiglio fanno all'estero in quel periodo. E poi l'Europa non la pensano soltanto come istituzioni, ma la pensano come popoli,
la pensano come cultura e civiltà. Ecco perché la rivista Comprendre, ecco perché la Società Europea di Cultura, con nomi così diversi, da Ungaretti a Saba, da Sartre a Terracini e molti altri ancora. Perché si voleva riflettere da posizioni diverse su una civiltà comune. Il lavoro di Ceschi in Parlamento è stato importante. Importante nel partito per quanto riguarda lo statuto, importante per gli interventi in direzione in Consiglio nazionale e importante in Parlamento. Membro di numerose commissioni, presidente del gruppo parlamentare, l'Istituto Sturzo conserva i verbali dei gruppi parlamentari, che sono anche questi una fonte preziosa di storia contemporanea. Ecco, vedendo questi elenchi ci si rende conto della complessità del lavoro di qui, del quale qui si offrono alcuni segni, alcune documentazioni e testimonianze. I suoi discorsi riguardano i temi più diversi, riguardano i lavori pubblici e la politica estera, la politica scolastica e la politica nucleare, riguardano la questione sociale e il modo per superarla. La sua proposta, quella di riformare il Ministero del Bilancio, anche nella dizione, trasformarlo in un Ministero del Bilancio e del Piano di Sviluppo. Dietro questa formula non c'è soltanto la proposta di una dizione diversa di un dicastero, ma c'è una visione della politica nazionale, della questione sociale, della politica economica da perseguire. E i suoi interessi, dicevo, sono molto vasti e non dimentica mai questo suo interesse per il collegio, non trascura mai questa memoria della piccola patria per i grandi temi. Non li trascura da parlamentare e non li trascura poi a casa quando lascia il Parlamento. Non esita ad assumere anche ruoli più modesti, senza dimenticare incontri, passioni, interessi, quelli fiorentini del frontespizio, la visita a Firenze. Frontespizio molto composito nelle sue componenti, fra i suoi scrittori. E diventa presidente della sezione padovana dell'Unione Cattolica Artisti Italiani. Continua questa presidenza. Continua l'interesse per la mostra annuale d'arte del Triveneto, in un lungo periodo, o per la Biennale Internazionale del Bronzetto. E rimane presidente ad honorem, per acclamazione, fino al 1982, cioè fino all'anno che precede la sua morte, un anno fino prima della sua morte. Quindi il personaggio è interessante per la storia che ci consente di ricostruire a livello locale, perché ci consente di approfondire la conoscenza di una cultura politica, della storia di un partito, delle vicende di più governi, nei periodi del centrismo, ma anche in quella fase molto più incerta, molto più travagliata, di governi frequenti, di un'instabilità dell'esecutivo, dei governi Pella e Fanfani e Scelba e Segni primo e Segni secondo e poi del governo Zoli, fino al difficile approdo del centro-sinistra. È interessante anche come lui pensa l'accordo con i socialisti. Non vuole, pur essendo uomo vicino a Moro, che l'incontro si traduca in un accordo di potere, che si trasformi subito in un'intesa di governo, in una divisione dei posti. Vuole che il dialogo sia culturale, sia sulle riforme da fare, sia sulla politica internazionale, sia su una valutazione del modo di comprendere l'Europa. E poi questo accordo di culture, questa sintesi di affinità, questa mediazione di passioni, di interesse, di storie così diverse. Non dimentichiamo che Nenni ancora nel 1952 aveva preso il premio Stalin e che ancora nel 1955 la sua autonomia era molto incerta e precaria. Bene, Ceschi pensa
prima un dialogo delle culture, degli uomini e alla base, nel popolo, di un governo che studi prima le riforme, che non affronti la forza d'urto della reazione conservatrice, che non affronti, non sufficientemente preparato, la reazione delle forze confindustriali, come avvenne con la nazionalizzazione dell'energia elettrica e poi della riforma urbanistica, sulla quale Ceschi ha una serie di appunti significativi, coerenti con la sua storia del primo dopoguerra, con le sue riflessioni nel tempo lungo del fascismo sulla funzione sociale della proprietà. Tutta la politica del centro-sinistra la si capisce meglio, più a fondo, se si studia il Ceschi che riflette sulle riforme da cattolico e da democratico cristiano. Lui avverte, avendola vissuta, che la responsabilità dei cattolici che sono passati dall'opposizione al governo è grande e che in quel momento non ha alternative. Non esiste, credo, una conventium ad escludendo. Esisteva un paese diviso che solo il passare degli anni ci ha consentito di ricomporre, superando vecchi steccati, nuovi confini che all'interno esistevano o che dall'esterno erano stati tracciati sul nostro territorio e anche all'interno delle famiglie. Ceschi, insomma, è un protagonista di storia nazionale a tutti gli effetti. Studiarlo ci aiuta a capire meglio non soltanto la storia di un partito, ma di un paese. Scusami. A Pierluigi Ballini, che ci ha consentito di ricostruire, ripercorrendo l'esperienza politica di Ceschi, la difficile storia di quei decenni che hanno consentito la realizzazione di quella che è stata la democrazia repubblicana vera e che spesso e volentieri diamo per scontata come qualcosa che è stata e c'è. Non è stato facile raggiungerla e uomini come Ceschi sono stati essenziali per arrivarci. Grazie per questa serata, spero vi abbia fatto venire voglia di affrontare e di leggere questo volume. Chiediamo a Marco di intervenire. Ma innanzitutto un caldo ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto onorare la figura di Ceschi, figura che è stata forse un po' dimenticata nel passato. E quindi l'Istituto Luigi Sturzo, l'Istituto Veneto, nelle persone dei vari relatori, della direttrice, dottoressa Nardelli, i professori Ballini e Agostini, un caldo ringraziamento. Perché noi familiari siamo molto grati per aver visto questo omaggio a una persona che ha vissuto senza clamori, testimoniando un'assoluta coerenza, una tensione morale e un disinteresse per il potere che oggi appare eclatante se lo confrontiamo con quello che abbiamo di fronte. E il suo è stato un esempio di rigore e di severità morale che partiva da se stesso. Cioè l'insegnamento che ha dato anche a noi figli è stato quello di essere inizialmente introspettivi verso se stessi e di fare prima i conti con la propria coscienza. Solo con questo uno poi può avere la forza di rapportarsi con gli altri e far valere la propria idea. Se non si parte dalla coscienza pulita, non si va da nessuna parte. E su questo concetto, è un concetto che lui ci ha insegnato, ma però che ha praticato in prima persona coi fatti, quindi non è pura astrazione retorica. E mi piace ricordare un episodio che è documentato negli atti, anche se non è messo in rilievo nella biografia, e che testimonia questo suo stile di vita. L'episodio a cui mi riferisco è
riguarda il periodo di preparazione delle liste per l'Assemblea Costituente. In quel momento Ceschi era commissario politico e segretario provinciale della Democrazia Cristiana e quindi presiedeva le riunioni in cui si dovevano scegliere, esaminare le candidature e scegliere i candidati. Stralciando proprio dagli atti che sono depositati all'Istituto Don Sturzo, ho ricavato dei verbali, in particolare c'è il verbale della seduta in cui sono state decise le candidature, il 21 marzo del 1946, in cui prima di passare alla votazione dei candidati per la Costituente della provincia di Padova, Ceschi diceva: dobbiamo fare un esame delle persone condotto con spirito di fraterna obiettività affinché i nomi proposti riescano di onore e di vantaggio al partito. Cioè, innanzitutto il bene comune è assolutamente mettere da parte i personalismi e il vantaggio personale. Ebbene, alla fine di questa votazione i nomi che furono scelti furono Ceschi con 18 voti, Bettiozzi 18 voti, poi Carraro, Gui, Saggin, Volpi e Guariento. Quindi uno si sarebbe aspettato di trovare Ceschi fra i candidati della Costituente. Quando ci si passa invece a vedere la lista dei candidati, Ceschi non c'è più. Uno si chiede cosa è successo. Quello che è successo lo si trova in un telegramma. Il telegramma di Dossetti, che se non erro era vice segretario nazionale, che invia un telegramma il 16 aprile: ti ordiniamo di non rinunziare alla candidatura. Non si spiega perché lui ha rinunziato, non si spiega nulla di ciò, noi figli ce lo ricordiamo perché ce l'ha raccontato. Cioè, ci ha detto che lui non si sentiva sufficientemente preparato dal punto di vista giuridico per svolgere un compito di questo genere. Credo che siamo a distanze siderali da quello che vediamo oggi. E vorrei fare un'altra notazione. Dopo la consegna dell'apparato documentale avvenuta nel 2004, o meglio, in occasione della selezione dei documenti, scoprimo anche noi figli, non sapevamo nulla di questi ritratti che lui faceva, anche se sapevamo che aveva una buona mano, ma non ci aveva mai fatti vedere, e scoprimo questi ritratti. E da lì, da questo gusto nel vedere, nel catalogare, anche nel ricostruire le identità, perché non tutti erano personaggi di primo piano, quindi abbiamo dovuto fare un'azione di investigazione su alcuni per scoprirli, è nata l'idea di una mostra. Una mostra che si è tenuta l'anno successivo, nel 2005, a Vicenza, grazie alla generosa collaborazione della famiglia Bonolio, che vedo presente in sala, quindi ringrazio nuovamente per la sensibilità che ha mostrato. È una mostra in cui i ritratti sono stati presentati nel contesto in cui erano stati presi e quindi poi con l'apparato biografico dei vari personaggi. Questa mostra è stata poi condensata in un CD che ho portato e qui in sala, per cui chi fosse interessato a rivedere questi ritratti spiegati nel loro contesto è a disposizione. Grazie.